Ok, perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante e oggi sono qua con un nuovo episodio della leggenda di Franco in The Legend of Skyrim. Oggi proseguiamo nella nostra fantastica avventura. Però prima di cominciare ragazzi, io vi invito a seguirmi, ad attivare la campanella delle notifiche, ad attivare le notifiche, vabbè, sui miei canali Twitch e YouTube. Il nome è sempre lo stesso, MrNatTV, così da rimanere sempre aggiornati sulle live in avvio e sulle live che verranno ricaricate su entrambi i canali. Comunque, bando alle ciance, ora andiamo Attraversi qui. il ponte a tuo rischio e pericolo. La Faralda. via è pericolosa e il cancello non si aprirà. Non riuscirai ad entrare. Sì. Oh, scusami. Molti di quelli che giungono qui hanno già sentito Oggi parlare entreremo dell'Accademia. all'Accademia. Questa è l'Accademia di Winterhold, porto sicuro per i maghi di Skyrim, un Sì. luogo di saggezza e di arcane conoscenze. A posto. Sono qui per aiutare chi è in cerca della conoscenza dell'Accademia. Se nel frattempo la mia presenza scoraggia potenziali malintenzionati, tanto meglio. La vera A domanda posto. però è perché tu sei qui? Forse, ma posso sapere cosa ti aspetti di trovarci? Voglio usare il potere del ghiaccio e del fuoco per vincere ogni opposizione. Cerco il sapere delle antiche pergamene. Desidero piegare la volontà di chi mi circonda. Voglio svelare i misteri di Aetherius. Che cazzo è? Volevo solo vedere com'era all'interno. No, allora. Davvero? Risponde a verità il fatto che qui vivano persone che hanno trascorso lunghi anni studiando la saggezza delle pergamene. Ma ciò che cerchi non si ottiene facilmente e può distruggere le persone dotate di una volontà debole. Sembra che l'Accademia possa offrirti ciò che cerchi. Ora la domanda è: cosa puoi offrire tu all'Accademia? Non tutti possono entrare. Coloro che desiderano farlo devono mostrare un certo livello di capacità magiche. Una Tranquilla. piccola prova, se accetti di affrontarla. Non ho assolutamente problemi. Eccellente. Chi ha studiato la magia del recupero trova a mani curative un incantesimo essenziale. Potresti lanciarlo su di me, così daresti prova della tua abilità. Non vedo l'ora. Mani curative dovrei averlo, eh. Molto bene. Sarai un prezioso elemento per l'Accademia. Ti do il benvenuto, apprendista. Ti guiderò oltre il ponte. Quando sarai all'interno, dovrai andare a parlare con Mirabel Ervine, il nostro maestro. Seguimi. Custode. Fatta. Vorrei sapere che cos'era custode. Guarda solo un secondo. Ah, entrare semplicemente nell'Accademia di Winterhold, a posto. Ok. Scusami, Mirabella. Dalle Ah, mura dell'Accademia Faralda, riposa una vasta conoscenza. scusami. Sì, fai le tue cose intanto, non ti preoccupare per me. Ti seguo, con calma tu vai. Allora. Dimmi.
guidami, Faralda. Finalmente, raga, dopo tutto il nostro enorme, immenso viaggio, ora siamo finalmente entrati nell'Accademia. Obiettivo principale, per lo più del nostro personaggio, ovviamente, che essendo un mago guerriero è abbastanza importante. Spero di essere stata chiara. Certo. Sto semplicemente cercando di capire il motivo alla base della decisione. Forse sei abituato a ricevere inchini da parte dell'impero a ogni tuo minimo cenno, ma scoprirai da te che i Talmor qui non ricevono un simile trattamento. Sei ospite dell'Accademia con il benestare dell'Arcimago. Confido tu apprezzerai questa opportunità. Assolutamente. L'Arcimago ha la mia gratitudine. Molto bene. Aspettate solo un secondo che voglio vedere. Non sono ancora al 100, mi manca poco per arrivare al 99. Allora abbiamo finito. Ti do il benvenuto all'Accademia. Un nuovo studente. Ultimamente siete sempre di più. Ah. Bene, per prima cosa ti serviranno questi. Non hai l'obbligo di indossarli, ma potrebbero farti sentire più a tuo agio che gli abiti che indossi ora. No. Faremo un rapido giro e poi inizierai la tua prima lezione. Te la senti? Benissimo. Seguimi e non andartene in giro, per favore. L'Accademia di Winterhold da Sky... è un'istituzione millenaria. Il nostro fiore all'occhiello è la sala degli elementi, il luogo privilegiato per letture, sessioni di pratica e riunioni plenarie. L'Arcaneum si trova sopra il salone e ancora più sopra ci sono gli alloggi della... Che posso anche... Non ho oro, cazzo. Sebbene tecnicamente sia il responsabile dell'Accademia, l'Arcimago è spesso molto occupato. E così sono io che svolgo i compiti di ordinaria amministrazione. Ok. Ora, se vuoi seguirmi, ti mostrerò gli alloggi. Purtroppo siamo stati costretti ad attuare delle rigorose procedure di ammissione a causa di problemi con i Nord del posto. Ma non mi sembra tanto difficile. Non prevediamo risvolti realmente violenti, ma essere preparati non fa male a nessuno. Sì, però devi intrattenermi nella camminata, perché sennò non... che cazzo faccio? I nostri nuovi membri vengono ospitati qui, nella sala della conquista. Ti devo chiedere di parlare a voce bassa, poiché altri potrebbero essere al lavoro su talune ricerche o su esperimenti delicati. Va bene. Poi devo trovare un modo, raga, per farmarmi velocemente ora ti mostrerò i tuoi la forgia, così almeno livello tanto anche, e in più così potrò già già crearmi le mie armature predilette e portarle già a livello leggenda. Per gli altri. Ora torniamo nella sala degli elementi, dove la maggior parte dei membri si riuniscono per tenere letture e sessioni di studio. Va bene. Questa è la mia? Stavo parlando, mi sono un attimo distratto. Vabbè. Poi sarebbe anche da girare un po' il tutto, forse nella All'inizio stanza dell'Arcimago. Il tuo insegnante sarà Tolfdir, uno dei nostri più stimati stregoni. Per trovare le gemme, devo trovarle ancora tutte, cazzo. Vabbè, poi una volta mi andrò anche per cazzi miei magari a cercarmele. Senza fare le live per forza. Anche perché sarebbe una rottura di balle. Devo andarmi a guardare un video, devo andare lì, devo andare là e cosa, a viaggiare, tutto. Non farò nient'altro che far quello e basta, quindi non ho problemi. Sono certa che Tolfdir sta già facendo lezioni ai nuovi apprendisti. Entra pure. E in caso di problemi fallo sapere a uno dei nostri membri anziani. Ok, va bene. La cosa nostra, raga, oggi non è sapere la cosa delle pergamene, ma apprendere per tutta la vita e anche oltre, se hai talento. Ah, Savo Saren è l'arcimago, cazzo.
do il mio benvenuto. Stavamo giusto per cominciare. Prego, vieni qui e ascolta. Dimmi. Come stavo dicendo, la prima cosa da comprendere è che la magia, per sua natura, è mutevole, nonché pericolosa. A meno che non sappiate controllarla, essa può distruggervi. Maestro, questo lo comprendiamo bene tutti. Non saremmo qui se non fossimo capaci di controllarla. Certamente, mia cara, certamente. Voi tutti possedete un talento innato. Lungi da me il volerlo mettere in dubbio. Quello che intendo io è il controllo autentico, la maestria nella magia. Ci vogliono anni, se non decenni, di pratica e studio. E allora cosa stiamo aspettando? Incominciamo! Calma, calma. Appunto, è calma. Proprio questo a cui mi riferisco. Perché comunque, raga, vi dicono solamente una cosa, poi ritorniamo ad ascoltare. Perché ho notato che in realtà subisco tanti danni, oltre al fatto del mio livello, che comunque è abbastanza alto. Non c'entra molto il fattore del livello, c'entra molto anche sul fatto del potenziare i vari oggetti, perché ho scoperto, guardando anche da un mio amico, che tutti gli armamenti, comprese le armi, possono arrivare a essere di livello leggenda. Armamento, tutto l'armamentario, cioè il vestito, il vestiario e le armi. E quindi, cazzo, io voglio però l'armatura da edrica e anche quella dragonica, ovviamente, però preferisco quella da edrica per andare in giro poi. La voglio, la ambisco io. E voglio arrivare a fine, almeno della mia serie, almeno della prima parte della mia serie, cioè quella dove andrò ad ammazzare Alduin, con l'armatura che desidero io. Ovviamente poi dovrò vedere un pochettino di, magari, distruggere questi oggetti e poi incantare gli altri. Vedere un po', perché comunque voglio poter dare i poteri alle mie nuove armature. O la catastrofe sarà inevitabile. Siamo appena arrivati. Non hai idea di cosa è capace ciascuno di noi. Perché non ci dai la possibilità di mostrarti cosa sappiamo fare? Madonna, come sono impazienti. Non hai detto una parola. Cosa dovremmo fare, secondo te? Credo che dovremmo imparare qualcosa di più pratico. Il segreto dovrebbe venire prima di quelli... Ecco, i tuoi compagni sembrano non essere affatto d'accordo con te. Non mi interessa. No, non dategli retta. Possiamo farlo. Dacci almeno una possibilità. Dunque, vediamo un po'. Credo che possiamo cimentarci con un po' di pratica. Per restare in tema di sicurezza, cominceremo con gli incantesimi di difesa, ovvero protezioni che bloccano la magia. Ora vi insegnerò l'incantesimo di difesa e poi lo metteremo in pratica per bloccare le magie. Intesi? Ti andrebbe di aiutarmi con la dimostrazione? Conosci gli incantesimi di difesa? Sì. Bene, allora non dovresti avere alcun problema. Ora mettiti laggiù. Io ti lancerò un incantesimo e tu dovrai provare a bloccarlo. Cominciamo. Laggiù, per favore. Di fronte a me. Non voglio... Allora, questo qua, difesa risoluta, aumenta il livello... No. Difesa minore. Aumenta il livello di armatura... No. Qual era più? Carne di quella... No, allora è quella là. Nel recupero. Difesa risoluta. Nessun altro rimedio. Ora lancia l'incantesimo di difesa e mantienilo. Devi mantenere attiva la tua difesa. O non funzionerà mai. Non voglio farti male. Laggiù, per favore. Di fronte a me. Non voglio nessun altro. Ancora un po'? Devi mantenere attivo. E ho capito, te ci metti 30 anni a parlare, Dio buono. Che cazzo. La tua difesa. O non funzionerà mai. Non voglio farti male. Laggiù, per favore. Di fronte a me. Non voglio nessun altro di mezzo. Ora lancia l'incantesimo di difesa e mantienilo. Ancora un po'? Ottimo lavoro. Bene,
Penso che questo sia un ottimo inizio. Gradirei che voi tutti continuaste a fare pratica di difesa. Grazie. Credo che forse siamo pronti a esplorare le varie applicazioni della magia nel corso della storia. Così, all'improvviso. L'Accademia ha avviato un'affascinante operazione di scavo presso le vicine rovine di Sartal. È un'eccellente opportunità di apprendimento. Suggerisco di incontrarci laggiù tra qualche ora per vedere che cosa ci aspetta. Grazie. Per il momento è tutto. Ok. Visto che facciamo questo, scopri il luogo dove si trova l'antica pergamena. Facciamo così. Sartal. Aggiungi questo nuovo accampamento e uccidi il gigante. No, via. Perché uccidi il gigante? Che cazzo c'entra il gigante? Non voglio. Ora ti trovi nell'Arcaneum, del quale io sono la guida. Puoi considerarlo come il mio posticino nell'Oblivion. Se disturbi l'Arcaneum, ti farò fare a pezzi da feroci Atronach. Hai bisogno di assistenza? Stai cercando il libro in particolare? Tutte le roccaforti degli orchi sono sorvegliate? E cosa avresti intenzione di farci? Almeno hai idea di quello che stai cercando? Oppure stai solo svolgendo una commissione per qualcuno? Credi che se mai ne avessi qui una, te la lascerei vedere? Sarebbe protetta con severe misure di sicurezza. Neppure il più abile fra i ladri riuscirebbe a sfiorarla con un dito. Non so chi te l'ha detto, ma farò il possibile. Qui abbiamo moltissimi libri. Ti porterò tutto quello che abbiamo su di loro, ma non è molto. Per cui non aspettarti troppo. In buona parte si tratta di menzogne, basate su dicerie e congetture. Ogni roccaforte bada a se stessa. Skyrim non è mai stata gentile con gli orchi. Perché uno straniero come te venga accettato, un orco deve renderti un consanguineo e farlo sapere ai capi. La fiducia non si può ottenere in dono. A dire il vero, sì. Hai mai sentito parlare di Shalidor? Un mago dal grande potere della prima era. In pochi hanno raggiunto una tale conoscenza della magia. Si è rinchiuso al Labirintian dedicando tutto il suo tempo alla ricerca e allo studio. Ha scritto più di quanto si possa immaginare. Da allora le sue opere sono sparse per tutta Skyrim, ma sono inutili se non si è in grado di tradurle. E io sono uno dei pochi capaci di farlo. Ho sentito dire che sono venute alla luce nuove opere. Se riuscirai a entrarne in possesso, saranno utili a noi tutti. Certo che sì. Se non lo facessi, buona parte di questi libri sarebbero bruciati o sarebbero svaniti prima della terza era. I maghi devono ricordarsi di fare sempre molta attenzione con i materiali che studiano. Un mago vale soltanto per la sua conoscenza. Io cerco di rendere sempre disponibile quanta più conoscenza possibile. Conserviamo questa raccolta fin dai tempi della seconda era. Durante quel periodo molti libri sono transitati per questo luogo. E quindi cos'è? Noi siamo nella quarta o nella quinta? Bisogna saperla questa cosa. Ho un po' di cose che non valeva la pena di aggiungere alla collezione. Puoi darci un'occhiata?
Se hai voglia d'avventura, io sono sempre in cerca di qualcuno che recuperi per me dei libri, andando a prenderli in luoghi pericolosi. Ah, per me livellare è buono. Va bene, guarda, ti ho segnato l'ultimo luogo a me noto. Vai a darci un'occhiata, ma fai attenzione. Va bene, allora. Ci ho parlato un po' di tutto, vediamo ora. Ci tirerà fuori il... Scusa. Non voglio vederti trattare i libri in maniera irrispettosa. Ho sbagliato. Capiti? Mi siedo qua, guarda, mi siedo e aspetto. Ecco a te, cerca di non versarci sopra niente. Se ti serve un libro, devi prima parlare con me, altrimenti sappi che ti capiterà qualcosa di molto doloroso. Non mi interessa se l'hai... E cosa avresti intenzione di farci? Lo sapevo. Tutti vengono qui a chiedermi qualcosa. Ma un'antica per legge. E anche in questo caso, i divini sono soliti carpire la vista del lettore come prezzo. Ah, credi che se mai ne avessi qui, sarebbe protetta con severe misure di sicurezza. Neppure il più abile fra i ladri. Certamente. Ti porterò tutto quello che abbiamo su di loro, ma non è molto. Per cui non aspettarti troppo. In buona parte si tratta di menzogne, basate su dicerie e congetture. Va bene, allora. Ecco a te. Cerca di non versarci sopra niente. L'Arcaneum at... Sì, è opera di Septimus Signus. Sì. Nessuno al mondo conosce più di lui la natura delle antiche pergamene. Ciao Andrew, grazie del follow. È via da un po' di tempo, da troppo tempo. Da qualche parte a nord, nelle distese di ghiaccio. Ha detto di aver trovato un antico manufatto Dwemer, ma... Beh, ormai sono passati anni. Da allora non ho avuto sue notizie. Va bene. Ok. Almeno le informazioni qua dentro le ho prese. Ora dovrò andare da qualche altra parte che... Mi sembra che sia proprio qua dietro l'accademia, eh? Però... Controlliamo, non ne sono sicuro in effetti. Sì, infatti. Allora, però io voglio togliermi antica conoscenza, indaga sul messaggio criptico. Ok. È qui, perfetto, va bene. Allora, che io vada qui o vada da un'altra parte non cambia molto. Quindi posso anche uscire tranquillamente da qui a piedi. Mi sa che un potenziamento ce l'ho messo. Vabbè. Ok, andiamo in direzione sua, vediamo un po'. Ah!
figlio di puttana. Fa attenzione al soggetto imperiale di nome Franco, che è un nemico dei Talmor e ci ha deliberatamente ostacolati provocando gravi danni. Se lo trovi, eliminano con violenza. Sappi che lui è un soggetto estremamente pericoloso, in grado di difendersi. Se sarai catturato dalle autorità locali, non potremo aiutarti. Per la gloria del regno degli Aldmeri. Bel problema. A Tolfdir. Sono contento di vedere che c'è ancora gente per bene. Kairin, tu dai una speranza a un povero vecchio. Questa qua deve essere l'altra ragazza. Sai, questo è uno dei pochi luoghi nei quali è possibile Facciamo una cosa, aspettate un attimo. Per un'istruzione adeguata nelle scuole della magia. Deve essere qua sopra, in teoria. Guardate, fa ridere il bene e il male. Sono qua sopra, tanto loro devono andare fin là. Dovrei in teoria mettermi lì a dormire, ma piuttosto, raga. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui, bastardo. Orca troia. Minchia che botta che ho dato. Magari da lì ci arrivo prima. No, voglio correre, perché così almeno utilizzo il recupero tante volte e mi viene comodo far così. Tanto lo userei una volta ogni tanto, vedi? Quindi fa in tempo subito a recuperarsi quello e a posto. Mi fanno tutto questo danno, secondo me, per via del... Sbagliato. È proprio per colpa mia che non ho potenziato le armature. Vedi. Un grande errore ho fatto. E vabbè. Oh, raga, ognuno poi se la gira come riesce. Vediamo cosa mi dice qua Azzurra. Visto che ci dovevo andare, non mi ricordo neanche il motivo, vabbè, io ci vado. Che Azzurra è un Daedra, mi sembra, no? Azzurra ha previsto il tuo arrivo, viandante. Non è stata la curiosità a condurti qui, ma il destino. Non mi ricordo neanche. Azzurra mi ha donato la preveggenza. Ho avuto una visione. Ti ho visto salire i gradini di questo altare molto prima che tu nascessi. Lei ha compiuto una scelta. Un po' stalker, sarai il suo cosa, campione. Però. So che per te la cosa giunge in attesa, ma non temere. Tutto andrà come previsto. Devi raggiungere una fortezza, minacciata ma non ancora raggiunta dall'acqua.
All'interno troverai un mago elfico in grado di rendere la stella più luminosa, oscura come la notte. Ti potrà sembrare criptico, ma i segni di Asura non sono mai errati. Ritengo che la fortezza possa essere Winterhold. Devi chiedere se conoscono questo incantatore elfico. Il crepuscolo guiderà i tuoi passi. Ok. Mi fa ridere come corre con le robe in mano. Tutto. Siamo un gigante Attack of Titan, guardalo. Evocazione 99. Siamo quasi, raga. Siamo quasi. Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati al momento tanto atteso, che non vedevo l'ora di raggiungerlo. Evocazione al 100. Mai fatto evocazione al 100. Mai. Quanto è distante il coso del drago? Non lo so, perché non lo vedo ancora. Quindi potrei, visto che tanto c'è tempo da perdere, raga, nel senso, no, io non ce n'ho tantissimo, però, beh, in teoria, almeno sono quasi, manca 10 alle 5, io fino alle 6 posso rimanere, quindi. Quindi non ho problemi su questo. La borsa. Devo vedere un attimino. C'era un libro, vabbè. È sparito, a posto. È qua su in cima, eh. Drago, aiuto. Allora, che urlo ho? Giusto per sapere. Soffio di fuoco, ok. Che tipo di drago è? Perché io ho paura, non ho salvato. Dovahkiin, Dovahkiin, tua madre, Dovahkiin. Vieni giù, dai, stronzo. Dai, qua si atterra bene, dai, vieni un po'. Anziano? Merda, mi sa che non lo riesco a battere. Niente, il drago anziano si manda a fanculo. Quanto mi ha riportato indietro? Cala puttana. Poi basta che io vado in giro e faccio continuamente così. In teoria sblocco tutto.
Non ci avevo mai pensato, in effetti. Non ancora poco, però. Ci avevo pensato. Perché più utilizzo l'incantesimo, più aumenta. Minchia, guarda. Non ci mette poco, però. Cioè, non ci mette tantissimo. Faccio così. Ora è meglio non scherzare. Affrontiamo questo spettro. Potevano farla un'animazione diversa per far sparire la spada evocata, comunque. Non ci avevo mai pensato a far così, comunque, io, Ce ne vuole, in realtà. Stavo scherzando. Vabbè, la strada da qua giù al coso è lontana, almeno, dai. Asura ha previsto il tuo arrivo, viandante. Non è stata la curiosità a condurti qui, ma il destino. Ah, sì? Asura, lei ha compiuto una scelta. Devi raggiungere. All'interno ti potrà sembrare criptico, ma i segni di Asura non sono mai errati. Ritengo che la fortezza possa essere Winterhold. Devi chiedere se conoscono queste incantature. Sto rincoglionendo a sentire questo suono. Però raga, per arrivare al 100, almeno sono già qua, è meglio farlo. Perché ho scoperto che mi hanno detto che se raggiungo il livello 100 di evocazione mi fanno fare una missione apposta per andare da in un luogo e sbloccare il potere di evocare dei Daedra. E quello è figo, quello è figo. Ovviamente poi ci vorrà una carica magica della Madonna, cioè dovrei avere tipo 1000 di magica. Cosa che non è difficile da fare, però ci vorrebbero un sacco di livelli. Essendo che devo tirar su anche magica, cioè anche la vita. Ce ne vuole, Ce ne vuole, è tosta. Laggiù non ci vado manca a pagare, che se vada a fanculo. Minchia, quanti cazzo di troll ci sono. Vieni qua, troll. Vaffanculo. Siamo tutti bene. E mi raccomando, resta vicino a me una volta dentro. Sì, vabbè. Dovrebbe esserci alcun pericolo, ma la prudenza non è mai troppa. Lo so, Tolfidir, guarda che ho avuto delle esperienze molto più grandi, non penso proprio, però vabbè, ce ne ho avute tante. Come molti di voi sapete.
Allora. È difficile credere che Chissà cosa possa essere. A ferro e fuoco dagli elfi durante l'infelice notte delle lacrime. Poco sappiamo di cosa sia accaduto a Sartana. Questa è per noi un'interessante opportunità. Prima di cominciare, ci sono domande? Qualunque cosa possa suscitare un minimo di interesse. Ecco perché adoro questo posto. Non sappiamo ciò che troveremo. E se strada facendo qualche studente dovesse recepire il mio messaggio sui pericoli della magia, tanto meglio. Va bene, allora. Non fare così! Ma che cazzo vuoi? Questo è meglio che starsene seduti a parlare della magia, non trovi? Questo è meglio che starsene seduti a parlare della magia, non trovi? Non sono molto convinto. Cosa possiamo trovare da queste parti? Perché sta fermo laggiù? Scusami, non ho capito. Chissà cosa possiamo trovare da queste parti? Cerchiamo di consumare i suoi dialoghi. Attenzione. Ah, sì. Perché non vai a vedere se Arnil Gain ha bisogno di aiuto? È uno dei nostri studiosi. Lavora qui per catalogare le nostre scoperte. Mi aspetto che gli faccia piacere un po' d'aiuto nel trovare altri manufatti magici qui alle rovine. Qualunque oggetto incantato andrà bene. L'utilità dell'incantamento è irrilevante. Se trovi qualcosa, la classe potrà esaminarla. Dunque, okay. Vediamo. Cosa potreste fare, Volgana? Brelina, mia. Quegli altri sono andati tranquilli in giro. Che cazzo fanno? Esargo trova soltanto polvere in queste rovine. Non toccare niente. Lui cosa? Sì. Tu devi essere uno dei nuovi apprendisti. Molto bene. Cerca solo di non mandare all'aria il mio lavoro, chiaro? Io chiaro. Ho cercato solo in una parte di questa sezione. Tu puoi controllare le stanze a nord. Fai attenzione, intesi? Non dobbiamo rompere nulla. Raduna il resto dei manufatti magici in modo che possa catalogarli. Che cos'era quel baccano? Va tutto bene? Sì, sono solo bloccato da questo lato. Come è potuto accadere? Davvero? Forse l'amuleto ha una qualche importanza. Conosci un modo per usarlo? La vedi? Una sorta di risonanza. Tu e il un collegamento con l'amuleto. Chiedo quale effetto potrebbero mai avere i tuoi incantesimi. Attenzione, il sito non è completamente sicuro. Ma guarda, sembra condurre da qualche parte. Vediamo dove. Le stelle, hai detto? Non c'è più stato un mago che ha compiuto simili studi da quando... Ah. Di quale visione stai parlando? Ah, non importa. Dovresti andare al focolare ghiacciato e parlare con Nelakar. Sta a lui raccontare quella storia.
Non voglio screditarlo sparlandogli alle spalle. Non ne sono sicuro, ma non era ciò che mi aspettavo. Sembra condurre da qualche parte. Vediamo dove porta. Abbi cura di te. Attenzione, il sito non è completamente sicuro. Ciò è decisamente insolito e molto interessante. Sono arrivato almeno a metà? Sì. Sì, raga, si raggiunge il 100 adesso. Non so cosa sta accadendo. Sì, dai, su, che palle. Sei lento. A proposito, Sartal, gli incantesimi richiedono il 5% di magica in meno. Perché mai è stato sigillato in questo modo? Cos'è? Tu sappia quello che fai con quelle figlie. Sarebbe un peccato. Calma, mago, e ascoltami bene. Hai messo in moto una serie di eventi che non può essere interrotto. Il giudizio non è ancora stato dato, poiché non avevi modo di sapere. Il giudizio verrà dato alle tue azioni a venire e al modo in cui affronterai i pericoli che ti attendono. Questo avvertimento ti viene dato perché l'ordine psichico crede in te. Tu, mago, e tu solamente, hai il potenziale per prevenire la catastrofe. Abbi cura di te e sappi che l'ordine ti osserva. Io giurerei di aver provato una strana sensazione subito dopo. Cos'è successo? Mi dispiace, ma io non ho visto niente. Puoi dirmi di più su quello che hai visto? C'era un tizio, si è spogliato. No. Ne hai la certezza? Come psichici. È molto strano. Psichici. Un pericolo più avanti? Non capisco cosa voglia dire. Gli psichici non hanno alcun legame con queste rovine. E nessuno ha più visto un membro del loro ordine da parecchio tempo. Ma te che cazzo ne sai? Forse magari agiscono nell'ombra. Dentro a queste bare. Ora fa attenzione. Non sappiamo cosa troveremo. Erano un gruppo. Nessuno li ha più visti. Non ho idea di cosa li leghi a questo posto. Abbi cura di te. Ass! Fustigatore! Vieni qua, bastardo di merda. Che cazzo è questo? Inquieto, ok. Affascinante, sì. Va bene, basta che ci muoviamo, Tolfdir, nel senso, non che devo andare di fretta, solamente che, madonna, andate lenti. Chi giunge qui a rompermi i coglioni? Muori. Niente di sì. Nelle rovine morte. Guarda.
Andiamo a vedere un po' Sartal. Porca troia! Minchia! Che sberla che gli ho dato! Allora.
Allora, aspettate un attimo. Allora, arca troia. Ah giusto, devo usare tanto l'incantesimo. Cos'è? Pugnale di vetro, questo. Ok, non me la faccio niente, questa me la prendo. Ah, qua si prosegue, ok, niente. Allora, aspetta un po'. Guardiamo se c'è dell'altro. In caso c'è. Sì, non vedo neanche un cazzo adesso così. Mio. Ha! Perfetto. A posto. Ma questo qua è tutto dovuto alla mia. Quasi. Natura pesante, giustamente, non era neanche mai al massimo, quindi è tutto dovuto alla mia scassinatura. E quelle medie, sì. Dai, 100. Dove cazzo vado? Ho fatto il giro intorno. Allora. Yes. Fatemi sotto, merde. Che puttana di una Eva. Scappa? Ma forse per la mia cosa che immetto in cuto paura e timore nel cuore degli ignari. Cazzo, tu che non attivarti, scusami. Scappi, faccia di merda. Allora, eccolo lì. Delfino. Aquila, perfetto. Aquila. La biscia, che non è una biscia, è una serpente. Questo va bene e questo non va bene. A posto. Ma non è male giocare così in terza persona. Comunque alla fine, dai. Oh, livello 100. Sono estasiato, raga, estasiato. Finalmente. Poi devo trovarmi quello che è di livello 100 nel. Oh, un altro signore della guerra. Signore della morte, vabbè. Porca puttana. Cazzo, che dolore. Che merda di arma! Fortissima, cazzo! Via! Fuga strategica! Oh! Sono cagato in mano! Mia. Fighissima, cazzo. Runa. Attenzione. Porca troia.
Mi sono cacata addosso, Dio buono. Allora. Pesce e serpente. Quindi qui sarà il pesce. Qui il serpente. Oh memi. Vabbè. Allora, là, quella lì è giusta. Questo? Questo cambia da solo? Serpente. Aquila, va bene. Ma vediamo un po'. Orca puttana. Aspetta un po'. Ha cambiato tutti? Ha cambiato? No, ha cambiato quei due. Quindi, aspetta un po'. Il delfino e qui l'aquila. Qui invece ci va il serpente. Allora. Aspetta. Eh no. Ah. A posto. Perfetto. Buono così. Forza, mio. Sapevo che avrei dovuto. Che cazzo ho preso? Ho preso tutte puttanate. Via, via, cos'è? Via, non lo voglio. No, gli stivali sono quelli del coso. Orca puttana. Aspettate. Attenzione. Oh, che puttana. Ho preso uno scudo, vaffanculo. Questi cazzo di oggetti che si prendono in giro. Dovrebbero chiedermi, vuoi prenderlo? Sì. Orbene, guarda un po'. Oh, mi pareva che avessi sentito qualcosa. Ma non sembra funzionare. Tienilo, vado. Cerco di prosciugare i suoi poteri.
l'unico a riuscire, vedo? È decisamente singolare. Preparati. Non ne ho idea. È qualcosa di veramente incredibile. Bisogna informare subito l'arcimago. Deve vederlo con i suoi occhi. Non ho il coraggio di lasciarlo incustodito. Puoi tornare all'Accademia e informare Savo Saren di questa scoperta? Ti prego, fa presto. Preparati a difendermi. Sei qui da poco, sbaglio? Avevo notato la tua presenza, ma non ci siamo ancora presentati. Signore? Bizzarro. Io sono Savos Aren, arcimago dell'Accademia di Winterhold. Sono felice di vedere che quasi ogni aspetto della magia qui viene esplorato ed esaminato. Ma non approvo e mai lo farò qualunque ricerca o esperimento che possa danneggiare gli altri membri dell'Accademia. Ci siamo capiti? Ti prego, non dirmi che un altro degli apprendisti è stato incenerito. Ho già abbastanza problemi di cui occuparmi. Vedo. Spero che Tolfdir fornirà una spiegazione più specifica. Grazie per aver portato la cosa alla mia attenzione. Di solito Tolfdir si occupa del tuo piccolo gruppo, vero? Dato che pare sia occupato e io devo vedere questa scoperta con i miei occhi, forse dovresti cominciare a indagare sulla faccenda. Parla con Urag nell'Arcaneum. Vedi se sa qualcosa che abbia a che fare con la tua scoperta. E bel lavoro!
La prossima volta che ti ritrovi a dover esplorare delle rovine nord, questo potrebbe esserti utile. Non così spesso. Certo, è necessario correre dei rischi. Io sto cercando semplicemente di evitare morti premature. Dobbiamo inoltre compiere lo sforzo di non peggiorare l'opinione che ha di noi Skyrim. Lo scopo? Credevo fosse chiaro. La magia è un potere vero. Non è roba per gente comune o una distrazione per i politici. Essa plasma il mondo, crea la vita e la distrugge. Merita il giusto rispetto e uno studio accurato. L'Accademia è il luogo giusto dove possiamo concentrarci su questi aspetti senza dover subire le pressioni del mondo esterno. Personalmente? No. Uno di loro era consigliere dell'Arcimago quando ero poco più che un apprendista qui. Ma è passato tanto di quel tempo. Fu prima ancora che tutti i membri dell'Ordine fossero richiamati sull'isola di Arteum e sparissero per sempre. Ho visto documenti che risalgono alla fine della Seconda Era. Prima di quell'epoca è difficile trovare qualcosa. Purtroppo gli eventi che si sono succeduti negli ultimi secoli hanno causato una notevole perdita nei nostri archivi storici. C'è stato ciò che venne chiamato il Grande Crollo. Un tragico disastro naturale che sconvolse l'intera zona. L'Accademia se la cavò molto meglio rispetto alla città di Winterhold, ma subì comunque dei danni. Nessuno sa con certezza quale sia stata la causa. Alcuni sostenevano che si trattasse di una conseguenza dell'eruzione di Montagna Rossa, avvenuta diversi anni prima. So che qualcuno ha dato la colpa all'Accademia, accusandoci di essere i responsabili, ma ti assicuro che non è così. Il mare dei fantasmi prese letteralmente vita, cogliendo tutti di sorpresa. Onde gigantesche si abbatterono sulla costa per diverse settimane. Winterhold era una città antica e segnata dalle intemperie, ma non poté nulla contro la furia del mare. Interi distretti furono spazzati via durante la notte. Col tempo le onde si ritirarono, ma i danni furono irreversibili. La maggior parte degli abitanti di Winterhold abbandonò quello che era rimasto della città. L'Accademia resistette. Così siamo rimasti qui. Non voglio vederti trattare i libri in maniera irrispettosa, ci siamo capiti? So cosa vuoi. Le voci corrono da queste parti. Hai scoperto un grande mistero, eh? Non c'è neppure bisogno di chiedere. Non ho niente per te. Non più, almeno. Non più, ti ho detto. Orthorn ha rubato numerosi volumi quando è fuggito alla fortezza di Felglow per unirsi a quegli evocatori, come se fosse una specie di offerta. Credo che uno di quei volumi custodisse informazioni piuttosto utili. Se le vuoi, dovrai andare a parlare con Orthorn. Ci vediamo. Tu, devo farti delle domande. Eri a Sartal, vero? Ho saputo che lì è stato trovato qualcosa. Lo so. Tolfdir è ancora a Sartal, vero? Al suo ritorno mi aspetto un resoconto completo. Conoscere queste cose è il mio lavoro. Il mio ruolo di consigliere dell'Arcimago prevede che io sappia tutto ciò che avviene qui. Grazie per l'aiuto. Ora puoi andare. Thank you.
Eccolo il mio errore, raga. Ho lasciato... Mi sono un attimo domandato per il coso. Vabbè, abbiamo un po' parlato con lui. Mi sono dimenticato di riattaccare il tutto, raga. Scusatemi. Scusatemi, distrazione. Allora, vediamo un po'... Dove cazzo devo andare? Qua. Ok, posso andare alla torre di Valtheim. O anche... No, meglio la torre di Valtheim, è più vicina. Forse non mi avete sentito prima dirlo allora, quindi è possibile che io non soltanto debba... Ma io lassù non ci riesco ad arrivare. O c'è un cammino? Mi sembra troppo ripida la cosa. Forse è troppo ripida. Comunque, adesso io sinceramente non saprei che cosa utilizzare, nel senso perché dovrei aumentare velocemente il tutto per prendermi l'ultima cosa della maestria, dell'evocazione. Però velocemente non saprei cosa aumentare, sarebbe armi a due mani in realtà. Leggendaria, potrei prestigiarla. Non lo voglio fare però. Potrei anche farlo, eh. Evoca ascia da guerra. Intanto così mi faccio anche la cura correndo. Meno più livello, più faccio, più riesco a sbloccarmi il livello. Forse sto giro non ci riusciamo, forse alla prossima. È difficile livellare ora, comunque. Devo iniziare a usare tanto le cose. Anche completamente a caso. Il problema dell'ascia a due mani è che mi toglierà l'effetto della cura. È una bella menata. Perché non ho così tanta vita da dire, ok, posso farlo, posso permettermi una cosa del genere. Vediamo un po' come me la cavo contro questo. Orca la merda. Non è antico, vero? Magari contro gente debole facciamo. Drago del gelo, posso farlo. Puttana Eva. Fanculo.
Devo prendermi tutto, arraffarmi tutto. È meglio contro nemici deboli utilizzare ancora l'ascia, perché non sono ancora di un livello buono per poterlo fare. Dove cazzo sto andando io? Sto salendo di merda. Allora, vediamo un po'. Vediamo soprattutto che nemici c'ho di fronte, anche perché io ho potenziato molto la cosa delle armi a una mano, ma mai quel... È la mia occasione. È difficile però, eh. Tieni gli occhi aperti. Ma... detti imperiali infedeli. Tieni gli occhi aperti. Questo non ma ti scusa ricammina. Un po'. Oh! Figli di puttana! Cammina! Ma voi! Siete dei... Manto della tempesta, vaffanculo, stronzi! Fatevi sotto! Siete dei bastardi voi! Ti ho ucciso i miei compagni, i miei fedeli compagni! Non vi preoccupate, porterò con me i vostri averi. Che bastardo che sono! Vabbè, non c'ha più un cazzo, andiamo via. Ho vendicato i miei compagni, ma nonostante tutto gli ho rubato tutto. Così che si fa. Bravo Dan. Allora, dove cazzo è l'ingresso qui? Orco 2. Allora, no, sono un scemo imbecille. Antonacci merda, vaffanculo. Allora, dove cazzo siete? Venite qua, vaffanculo. Suca. Io me le tengo le abilità, guarda lì, te, vaffanculo. Ti piangi. Oh, madonna. Tu hai qualcosa di più buono? Evoca spada, ma come? Allora, c'erano qua gli stronzi, quindi con molta brutta probabilità. Posso dare dei libri alle mie bambine? È il regalo più brutto che un padre possa fare. Vabbè, però. Sempre meglio di niente, oh, ogni volta. Che c'è?
Sono io? Minchia, mi rallenta un po' qualcosa. Sarà... arca troia. Minuta. Questa. Idromele, niente, via. Quante cazzo ce n'è? Allora qua, così. Evocatore. Ma col culo apre le porte, sì, cioè? Ma scusa, il mio evocatore usa il ghiaccio? Non ho capito. Chi è quello lì? Allora. Vampiri? Ci pensano loro agli altri, no? Scusami, che cazzo devo fare io? Minchia, siete tremende, eh? Fuori dai piedi. E stai calma. Maestro vampiro. E siete... chissà cosa succedeva se facevo questa missione prima ancora di... se facevo questa missione... Sono pure i licantropi qua dentro, che cazzo. Se facevo questa missione che era un signore dei vampiri dopo aver fatto Dawnguard? E chi lo sa, e chi lo sa. Sarebbe stato figo però da vedere, da scoprire. Mi chiede la chiave, niente, dove cazzo vai? Vediamo un po'. Sentito niente? Avanti ragazzi, all'attacco! Ma pure il lupo! No, Orthorn? E chi cazzo è Orthorn? Aiuto! Oh Madonna! Oh.
tanto così. Almeno recupero un po' più velocemente la cosa. Porca la bestia, porca. Lo sapevo. Cos'è stato? Non mi serve. Aspetta un po' però, magari. Ma non sono ancora arrivato al mister io, quindi. Forse ci sono ora, vediamo. A parte che l'unica cosa che adesso sta facendo aumentare la mia persona è solamente... non è né l'evocazione... Ah, no! Cos'è stato? E tu? Immaginavo che scoppiavi, bastardo. Oh, salve. Va bene, allora. Quindi sono giunto. Oh! È duro questo, oh! Come mai? Come mai non va giù? Oh! Madonna! Mi hai rotto il cazzo! Conosci già Furia, perfetto. Mi sta bene così. Dall'altro lato, va bene. Aia! Il culo! Va bene, arrivo. Abbastanza cascarsini, comunque, ragazzi. Beh, sì, dovrebbero essere evocatori, quindi non dovrebbero combattere a mani nude, però. Spirito di Nirn. Magari se mi metto la cura. Baule. Non so se cambia qualcosa quella nera. Cosa cambiava? Niente. Il cappello.
Attenzione. Non riesco a... Mago supremo, non riesco a varcare le porte. Guida dei licantropi. Tutto... Buongiorno. Aspetta, la mando a dormire di me. A posto. Vabbè, è stanca. Oh, sì. Pure la conosco già. Ma questo qua dormiva insieme agli altri, scusami. Dai, livella bastardo, livella. Che cazzo è questo? Che cazzo... Oh! Lo faccio anch'io. Io prendo tutte queste resistenze del cazzo, non... E non quindi le uso mai. Quindi sei tu che hai fatto irruzione in la casa mia e hai rovinato tutti i miei progetti. Che no. Piacere conoscerti. Anche per me. Quindi sei uno dei lacchè di Aren. Che delusione. Mi aspettavo di meglio da te. Ma vieni come? Qua, uccidi i miei assistenti, disturbi il mio lavoro. Ma è solo perché mi hanno attaccato. Per cui penso proprio che non ti darò un bel niente. Temo che tu non abbia nulla che valga la pena di scambiare. Puoi tornare alla tua accademia e lasciarmi in pace, oppure posso ucciderti. A te la scelta. E se ti ammazzo io? Oh, adesso facciamo gli educati, eh? Temo che sia troppo tardi per le buone maniere. Come cazzo ti concedo prima? L'occasione di voltarti. Ecco, ma se correvo qui e non ammazzavo nessuno? Ma cerca di fare in fretta. Stai provando a minacciarmi? Ho provato in tutti i modi. Dopo che sono stata così ospitale? Per questo sarò costretta a ucciderti. Mi hai minacciato di morte 3 volte. Che puttana. Lei ha una chiave in più. Ok, va bene, scusa, non lo sapevo. È un bel potere, ma pensavo di potergli fare molto più male. Invece, ma alla fine no. Solo già luce magica mi sembra. Vabbè, prendiamola, non pesa tantissimo. Andiamo via. Dove sono? Vedo un cazzo. Ah, la stanza chiusa. Fanculo.
Che mi arriva in faccia la porta. Ogni cazzo di voi. Oh, ma buongiorno. Scusa un po', fammi provare. Andiamo a Skyrim. A posto. Ma se entravo da lì? Ormai è tardi. Ma di sicuro non potevo arrivargli alle spalle a lei, quindi. Quindi è inutile pensarci. Ma se ci arrivavo senza fare un cazzo? Cioè, se correvo, potevo evitare di avere tutte queste rotture di coglioni da parte del mondo. Forse non mi attaccava neanche, è vero. Non ci ho pensato. Allora, vediamo un po'. Arcanium. Eccomi qua. Bellezza unica. Sono stati necessari. Bene, bene. Sembra che tu ce l'abbia fatta. Grazie. Li esaminerò attentamente. E se troverò qualcosa di interessante, informerò Mirabel. La notte delle lacrime, eh? Me ne ricordo. Beh, davvero interessante. Tu l'hai letto? Se no. Mi ricordo bene, una storia ricca di implicazioni interessanti. Dovresti dirlo a Tolfdir. E tieni, immagino che te li sia guadagnati. Ah no, filocenia. Libri di tutti i tipi, pergamene. Sono certo che troverai qualcosa di utile. Incantamenti per armi, buono. Risposta al discorso di Bero. Le arti oscure sotto processo, mica male. Vabbè, giusto, io non posso venderti. Però potevo prendermi i libri. Combatti con valore. Parlare con Tolfdir, sì. Ma io direi, raga, che è meglio che salvo qua. Perciò, ragazzi, io ringrazio tutti voi di essere passati. Vi ringrazio della compagnia. Spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio della leggenda di Franco in The Legend of Skyrim. Come al solito vi invito a seguirmi sui miei canali Twitch e YouTube, così da rimanere attivare le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati su le live che verranno avviate e le live che verranno ricaricate. Ciao a tutti, alla prossima.